la pole dance è uno sport che di sicuro è molto faticoso, però per me significa essere liberi, si ha l'impressione di essere molto leggeri e questa è appunto una sensazione di libertà, che si può fare appunto quello che ognuno vuole. Quindi mi sono svegliata, ho detto voglio fare la pole dance. E allora mamma ha iniziato un po' a cercare qualche palestra, ci sarà qualcuno che insomma farà questo sport. E per purissimo caso abbiamo incontrato Elena e mamma gli ha detto che insomma volevo iniziare, volevo provare a fare la pole e gli ha detto che io ero speciale. E durante gli allenamenti mi ha fermato la mamma e mi ha detto se poteva portarmi sua figlia. Per me è stato un onore perché mi ha detto io ho una bimba speciale, solo che io lì per lì non capivo. Poi Francesca è venuta in palestra, abbiamo fatto una prova, abbiamo visto come ci rapportavamo insieme, se lei si trovava bene con me e da là è nato tutto. Basterebbe un solo sguardo per immaginare. Elena è un bellissimo esempio, perché comunque è lei che mi ha aiutato ad arrivare fino a questo punto. Francesca rappresenta per le altre, per chi non la conosce, un miracolo. Io che magari l'alleno mi rendo conto che non è un miracolo, è un atleta che ha puntato a quell'obiettivo e ha fatto di tutto pur di raggiungerlo. Per cui non si è fermata di fronte a niente, è andata dritta verso quello che voleva e l'ha conquistato. Diciamo che non c'è proprio una sfida o una diversità, perché comunque io riesco a fare le cose che fanno gli altri in una maniera magari un pochino più diversa, però alla fine riesco, quindi non c'è proprio così tanta differenza. Poi nel momento in cui abbiamo vinto il mondiale è stato un premio per me, per lei, per tutti i sacrifici. Per me è stato l'inizio di un nuovo sogno. Non è la fine, una vittoria, cioè sì, è stata una vittoria, ma indubbiamente c'è da lavorare perché uno sportivo non si ferma mai. Le lacrime sono iniziate a scendere e lì ho appunto realizzato che sarei diventata campionessa mondiale. Ognuno nel suo essere diverso è speciale, quindi non ci dobbiamo porre limiti perché comunque avere dei limiti vuol dire non avere un obiettivo, ma comunque arrivare a quel poco e non fare altro, quando invece si può fare tutto. Sempre quella stupida voglia di vivere.